Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugeona Barcalcio. Nel mentre vi parlo, fuori dalla mia finestra ci sono quasi 40 gradi. Se ci pensate, ovviamente rimanendo qui sul territorio felsinio, ci sono più gradi fuori della possibilità che si ha in macchina di andare in strada, in quanto sappiamo che Bologna è diventata la prima città italiana, no? A velocità 30 km orari massimo. Poi ne parleremo, faremo un video alla LUSF in tal senso, ma bando alle ciance e ciancio alla bamba per il momento, ok? Solo per il momento. Allora parliamo di Bologna, calziomercato di quelli con la Z maiuscola. Io devo fare i complimenti e li faccio dopo aver ricordato a voi. Iscrizione, condivisione e mi piacino subito al video di Ugeona Barcalcio, permesso concesso, grazie. Io devo fare i complimenti all'acquisizione che si sta apprestando a fare la Viola, ossia la Fiorentina, che sta definendo in queste ore il passaggio di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli, alla modica cifra di 10 milioni di euro più bonus, un 22enne, ragazzi. Tanto di cappello agli uomini mercato della Viola. Pensare che in tempi non sospetti, anche nel recente passato, senza andare all'indietro chissà di quanto, qua a Bologna si sono spesi 6 milioni di euro per Stefano Denswil, se ne sono spesi altrettanti per Kevin Bonifazi, e poi vedi acquisizione di tal siffatta maniera in altre parti, al che io mi chiedo e vi chiedo: possibile? Possibile che il Bologna non reputi tali cifre come occasioni da non lasciarsi sfuggire, anche e soprattutto in virtù di quello che poi qua a Bologna si va sempre alla ricerca di voler fare, ossia della plusvalenza. Cioè, se te vai a acquistare Fabiano Parisi, di 22 anni, italiano, oggi, alla cifra di 10 milioni più bonus, ma è ovvio che un domani tu questo giocatore lo rivenderai come minimo al doppio, ma con la possibilità addirittura di triplicare la cifra appunto in entrata. Evidentemente il Bologna che cosa non vuol fare? Non vuole accollarsi il rischio, no? Quei famosi rischi che un bravo imprenditore che intende ballare, perché saputo acquisendo il Bologna che nessuno gliel'ha chiesto, e anche se qualcuno gliel'avesse mai chiesto, è lui comunque che deve decidere, okay, i suoi investimenti. Allora io penso, credo che un bravo imprenditore che viene ad investire nel mondo del calcio, fermo restando che io rimango della mia, nel calcio se vieni. Non vieni per fare soldi, ma i soldi li fai nel caso di saputo con le mozzarelle. E se vieni qua nel calcio, vuol dire che sei animato da passione e quella passione la devi trasferire. I guadagni li devi fare nelle altre aziende. Vieni nel calcio e ci vieni per fare, diciamo, qualcosa di interessante per la piazza e per la gloria. Comunque, questi sono discorsi che mi animano a me, evidentemente non animano altri bagagli mentali di uomini che risiedono nella nostra piramide e in questo caso al vertice, si vede che non la si pensa così, anzi è lo stesso saputo che in tempi non sospetti lo ha detto dicendo: io preferisco andare a prendere dei ragazzi a 1-2 milioni di euro, ma che mi possono garantire un quasi sicuro ritorno economico un domani, piuttosto che andare a spenderne 15 su qualcuno che per me è una spesa. Oh, queste non sono parole che sto inventando io, eh? Sono parole rilasciate in una conferenza stampa, mi pare un anno, massimo un anno e mezzo fa, da Joey Saputo, quando stava parlando del Montreal FC, o CF, o come caspita l'ha voluto chiamare. Ok? Quindi parole sue, che ovviamente mi fa pensare si possono trasferire con le dovute proporzioni anche al mondo BFC, io credo. Comunque, detto e fatto i complimenti alla Viola per tale acquisizione che tra l'altro ci riguarda anche da vicino, perché? Perché la Juventus voleva Fabiano Parisi e Fabiano Parisi era quel tassello che poteva servire alla vecchia Baldracca per liberare
adesso, o comunque in tempi più brevi, Andrea Cambiasso, che è quel giocatore, sempre terzino sinistro, che Thiago Motta ha fatto espressamente come nome per appunto rinforzare il Bologna, cioè andare a riprendere quello che si aveva lo scorso anno. E gioco forza, con l'acquisizione della Viola di Parisi e dunque la non acquisizione della Juventus di Parisi, tutto questo viene rimandato e la Juve ha già fatto sapere infatti al Bologna che se mai, tra l'altro, se mai si potrà parlare nuovamente di cambiarsi al Bologna, questo lo si potrà fare in susseguirsi d'estate. Il ritiro estivo Cambiasso Andrea lo fa con la Juventus, quindi Thiago Motta abbandoni ogni speranza di poterlo avere in tempi brevi, tant'è vero che il Bologna si sta guardando dunque intorno, pur volendo garantire a Thiago Motta il terzino con cui appunto ha già cominciato a lavorare la scorsa stagione, stiamo parlando appunto del Cambiasso, ma si sta guardando attorno per alternative. Le alternative corrispondono al nome di Ballo Touré del Milan, Gudmundsson e Terzic, quella Alexa Terzic che tra l'altro appunto oggi è di proprietà della Fiorentina e che con l'acquisizione del Parisi e con il Biraghi che stanno in rosa, ovviamente la Fiorentina adesso ha necessità di venderne almeno uno, e dunque Alexa Terzic in tal senso potrebbe avvicinarsi rispetto magari a quello che non sta facendo Andrea Cambiasso. Staremo a vedere anche quello che la Fiorentina vorrà fare, perché poi niente lascia, diciamo, non si esclude il fatto che poi possa uscire poi Biraghi là da loro, anche se non penso per ragioni contrattuali. Comunque me ne lavo le mani di quello che accade in casa Viola, guardiamo a quello che accade da noi, perché è già difficile così, figuriamoci se mi voglio andare ad impelagare anche in altri lidi. Ballo Touré, che è quello del Milan, tra l'altro guadagna di ingaggio 1 milione netto, ok, a stagione. A me fa sorridere, perché dico questo? Perché qua poi faccio i miei assist a me stesso e voglio parlare di Dominguez e Orsolini, no? Quei giocatori che non trovano possibilità di rinnovo contrattuale al Bologna, perché il Bologna ha fissato un tetto massimo di ingaggio a 1,5 e dunque è disposta a vederseli poi andare a parametro zero a dicembre, 30 dicembre del 2023, quando potranno firmare con la qualunque, piuttosto che magari dare a loro, come loro tra l'altro avrebbero voluto, 2 milioni di euro, ok, di ingaggio stagionali. Non so, io adesso non voglio dire se sono o non sono un economista, ma secondo me c'è qualcosa che stride in questo, che non torna. Sei disposto a darne uno a Ballo Touré, che è un giocatore che per quanto mi riguarda sta tanto bene là al Milan, e io lo lascerei là al Milan, non ci penserei minimamente di andare a prendere Ballo Touré. Tanto piuttosto a questo punto io rinnovo a Sartori, casomai ci dovesse sentire, ma vai a vedere Emanuele Valeri, che l'anno scorso alla Cremonese ha fatto un sontuoso, per quello che si poteva fare alla Cremonese, campionato, ha fatto vedere delle skills interessanti, è retrocesso in Serie B con la Cremonese, è a scadenza contrattuale anche lui nel giugno 2024, ma vai a prendere quello lì che ti prende tarato di ingaggio dei Bruscolini, ma che ti vai ad impelagare andando a prendere Fode, Ballo Touré. Ma neanche a pensarci, a me viene veramente ridicolo pensare che si potrebbe dare 1 milione di euro a Fode, Ballo Touré, per non darne due a giocatori come Dominguez, soprattutto, che ti hanno dimostrato di saper giocare a Bologna e di saperlo fare molto bene. Guardate, e poi però il Bologna, no, con tutta sta manfrina, ah, ma noi li vogliamo poi portare eventualmente a zero, non li vogliamo svendere, non abbiamo paura. Poi intanto da quello che giri i procuratori sono là in affanno per andare a cercare alternative e 15 milioni possibili più vicini che siano da portare al Bologna, appunto da parte di qualche compagine interessata al Dominguez, dove sopra ci sono Milan, Lione, Fenerbahce, e all'Orsolini, dove sembra che sopra ci siano Lazio, Fiorentina, Napoli e sempre il Fenerbahce. Ovviamente per molte di queste compagini che ho appena pronunziato in realtà si tratta di seconda se non terza scelta,
Vedi ad esempio il caso della Lazio di Sarri che considera Orsolini la terza scelta. Quindi fate un po' vobis. Poi, no, per due giocatori che vuoi fingere, no, che facciano parte integrale proprio, forse anche di farlo, e di Camut del Bologna, poi ce ne sono altri due dove tra l'altro uno di questi, il Sidney Van Hooijdonk, che ha fatto 15-16 gol in Eredivisie, che è la massima competizione olandese, penso che si sia laureato vice cannoniere, no, dove c'era dunque tutto l'interesse, no, di far patinare questo giocatore come molto interessante. Il Bologna che cosa decide? Oggi la squadra si è riunita a ritiro estivo e ha comunicato, almeno fino a questo momento, a meno che non sia per altre ragioni a me sconosciute, che non sono convocati per il ritiro estivo Vignato e Sidney Van Hooijdonk. Ma io mi dico, ma come? Hai l'occasione di far giocare, di far comunque vedere innanzitutto che Van Hooijdonk fa parte del Bologna e del progetto del Bologna, di poterlo eventualmente far giocare le amichevoli contro la Solbiattese, il Valpusterlengo, dove sono partite che finiscono 10-0 e dove poteva fare sestupletta, ok, e figurare, no, nel tabellino dei marcatori. Te che cosa fai? Dici al mondo intero che te non sei interessato al Sidney Van Hooijdonk, però magari poi vuoi andare a chiedere 10 milioni di euro perché è stato vice cannoniere d'Olanda. Oh, bisogna poi anche mettersi d'accordo, delle volte, e io vedo qualcosa che stride. Comunque, una bella notizia, la volete? Io ve la do. È stato deciso, a quanto pare, il marchio, lo sponsor della maglia nuova, visto e considerato che lo sponsor di Casu, di cazzo, no, vi ricordate, no, che avevamo scritto cazzo sopra le maglie? No, non sotto, proprio sopra, avevamo scritto la parola cazzo con una Z. Adesso quello lì non ci sarà più. E abbiamo deciso che il nostro nuovo sponsor, a quanto pare, sarà, indovinate, Saputo stesso. Avete sentito bene. Ci sarà scritto Saputo. E io non posso che ringraziare. Posso ringraziare. Grazie, Gioia, grazie, Saputo, che adesso anche sopra la maglietta ci sarà scritto il tuo nome. Ma Dio boh. Voi ditemi se non è un personaggio umile. No, no, comunque benvenga, chissà mai che appunto la sponsorizzazione non abbia parecchi zeri. Oddio, conoscendo Saputo, qualche dubbio adesso mi sta sorvolando. Ma comunque, questo è quanto. Rallegriamoci. Quindi dopo il cazzo arriva il Saputo. Bene, ultima cosa e poi qua chiudo. Ma ci teniamo aggiornati perché qua, ragazzi, di notizie fioccano veramente come neve d'estate. Vi volevo dire che il Bologna sta sondando un nuovo nome, tanto per arrivare già all'11 di luglio sulla soglia della cinquantina nomi fatti da parte dei quotidiani e digitali vari, no, qui sull'internet, di un Anton Stach, che è un tedesco che gioca nel Magonza, nel Mainz, ok, di ruolo mediano. E il Bologna sembra che stia cercando la formula adeguata per poter provare con un colpo di coda a portare Anton Stach al Bologna, ovviamente sulla base di nessun soldo per il momento, quindi un prestito con un forse giorno domani diritto di riscatto, forse. Quindi queste sono le offerte del Bologna. E dunque voglio vedere come fa ad andare a tesserare quei 4-7 giocatori che si dice mancare per accingersi a fare un dignitoso campionato il prossimo anno. Va là ben che forse Dominguez e Orsolini non sono poi così vicini a rimanere e ad accettare il parametro zero il prossimo anno. Va là che forse ti conveniva convocare Sidney Van Hooijdonk. Comunque, miei cari mentori, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutte queste robine qua, poc'anzi dette addotte. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luciana Barcaccio dei nuovi video e del meteo, ok? E della velocità stradale. Cagherò anche quel video, ovviamente quel video lo cago in macchina, perché vi assicuro che quando sono incazzato nero. Quindi, seguite e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiere da bar!